Ciao a tutti, sono Alessandro di SpaghettiBytes.com. Siete pronti per il 2014? Facciamo un baccalà al pomodoro fresco, salvia e cipolla rossa di Tropea. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 filetti di baccalà da 200 grammi circa l'uno, una cipolla rossa di Tropea, 4 foglie di salvia, un cucchiaio di pinoli, 40 g di uvetta passa ammollata in un bicchiere di brandy, un bicchiere di aceto, un barattolo di pomodori pelati, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Per prima cosa tagliate la cipolla. Anche se la tagliate in modo grossolano non ci sono problemi. La mettiamo in una ciotola e adesso iniziamo la cottura. Mettete l'olio e la cipolla in una padella, fuoco medio. Facciamo dorare bene la cipolla. Quando inizia a friggere, che vedete che inizia a dorare, aggiungiamo la salvia. Quindi adesso la cipolla, come vedete, è più o meno trasparente. Prendete la salvia, la spezzate con le mani e la aggiungete. Adesso è bella dorata, aggiungete l'aceto di vino bianco. A questo punto aggiungete l'uvetta scolandola leggermente dal brandy. Fate insaporire per 30 secondi e aggiungete i pomodori pelati schiacciandoli con le mani. Lasciate cuocere a fiamma media per circa 2-3 minuti aggiungendo un pizzico di sale. Adesso aggiungete il baccalà e fatelo cuocere per circa 5-6 minuti, girando dopo il terzo minuto dall'altra parte. Girate dopo il terzo minuto. E coprite con un po' di salsa. Adesso aggiungete i pinoli. E aspettate fino a cottura. Voi non sentite il profumo, ma è fantastico. Iniziamo a impiattare. Mettiamo il baccalà sul piatto di portata e con un cucchiaio ci aiutiamo a mettere la salsa in questo modo. Possiamo finire con un filo d'olio qualche pinolo che abbiamo tenuto da parte prima in questo modo, una bella grattata di pepe nero e una fogliolina di salvia. Buon Capodanno!